quarto stadio radiologico è l'ultimo stadio dell'artrosi, è quello più difficile da trattare e che spesso costituisce una indicazione chirurgica, ma ci sono purtroppo dei pazienti che per varie motivazioni non possono, non vogliono sottoporsi all'intervento chirurgico. Sappiamo perfettamente che la terapia intraarticolare si basa molto sull'utilizzo dell'acido ialuronico, ma è altrettanto noto che in questo stadio radiologico l'acido ialuronico non è performante nella stessa ottima maniera di quanto lo sia negli stadi iniziali dell'artrosi, il primo, il secondo e il terzo. Per cui nasce l'esigenza di provare qualcosa di alternativo, approcci alternativi che cominciano a manifestarsi in letteratura, ci sono, ed è il motivo della mia relazione, nuove molecole, precisamente il chitosano e l'idrogel poliacrilamide, che sono delle sostanze con azione completamente diversa rispetto all'acido ialuronico, hanno interessanti caratteristiche di aumento delle capacità di tribolazione, quindi diciamo di scorrimento dei capi articolari, hanno un effetto antiossidante e quindi permettono un'azione protettiva nei confronti dell'ambiente articolare superiore rispetto all'acido ialuronico e dai dati preliminari, questo per quanto concerne il chitosano, hanno anche un'efficacia che può arrivare fino al 60%, 66% anche in soggetti affetti da quarto stadio. Chiaramente dati ancora iniziali, preliminari, ma ci sono uno studio in corso che avrà un endpoint molto più lungo e che ci permetterà di avere risultati più chiari. Per quanto riguarda il gel poliacrilamide è molto interessante perché rimane dentro il tessuto articolare, viene pienamente integrato e ci rimane fino a 2 anni e mezzo e questo è estremamente interessante, bisognerà vedere il suo profilo a lungo andare di efficacia e di safety. I primi dati di letteratura desunti su pazienti affetti da gonartrosi, cioè artrosi del ginocchio in quarto stadio, mostrano un profilo di safety e un profilo di efficacia interessanti sia per il chitosano che per l'idrogel poliacrilamide.